Ci stai risvegliando un po'? Sì. Riposato bene? Insomma, il materassino sgonfio. Mi si è sgonfiato il materassino. È lo stesso mio problema, ho la valvola no, che perde. All'improvviso, adesso l'ho rigonfiato, va comunque. La notte l'ho accompagnato. Speriamo. La stanchezza prossima. Ha aiutato a dormire comunque. Sì, comunque, dormiveglia, però è andata bene, dai. Adesso un giro in bici a Peschiera. E via. E via, dai. Non si vede niente, ma faremo così, non si vede, non mi vedo neanche inquadrato. E buongiorno mondo, il Kona Camp si sta risvegliando, un po' di gente in già in giro, abbiamo le due ciambelline offerte da Alba Optics per far colazione e poi ripartiamo. Molto bene ragazzi, oggi facciamo un po' i pelandroni perché non avevamo neanche voglia di tirar fuori le bici, erano talmente incastrate in mezzo alle tende. Stiamo andando a piedi in direzione Mantova per fare colazione, la seconda colazione, perché come avete visto prima abbiamo mangiato le due ciambelline offerte da Optalix, com'è? Sì, buone. Buone le ciambelline, però ci serve un bel cappuccino, una spremutina per partire bene, poi vediamo. Oggi torniamo al BAM a sentirci un po' di conferenze, un po' di viaggiatori esperti che ci raccontano le loro storie. Quindi a dopo ragazzi. I viziosi che fanno colazione al bar con l'acqua minerale in bottiglia, Riuscina, Gus, Giorgio, Ferruccio che è già pronto col suo bel cappuccio. Ferruccio col cappuccio naturalmente. Niente, vi lascio in pace se non mi menano stamattina. A dopo. Lo faccio vedere al tuo nutrizionista questo. No, cavolo no. Prendiamo il cassa per domani mattina. More moments later. Peace. Lui, non devo neanche dirvelo, non devo neanche presentarlo. Che cazzo devi dire davanti a un personaggio del genere? Così, no? O in zoom largo? No, siamo in wide. Ragazzi, al BAM non si incontrano solo cicloturisti di quelli tipo Dino Lanzaretti o Antonio Di Guida. Si incontra anche il buon Ketam, che ciao. Ci vediamo da tipo 10 anni. Sì, più o meno. E lui arriva dal mondo del bike polo, da quello originale. Lui ha creato la mazza d'oro. Ricordatevi solo questo, il Ketam. Ciao. Lei non sa niente, lei è la creativa del duo. La pedala, cosa deve fare? Deve scrivere. No, la Ida è una ciclovia che va dal Piemonte a Trieste e unisce le grandi città d'Italia, è un progetto di FIAB e quindi noi abbiamo deciso di pedalare appunto l'itinerario da Milano a Verona, quest'anno al contrario, seguendo questa ciclovia. È molto bella, chiaramente il pezzo che esce da Milano c'è la Martesana e poi ci si infila nei vigneti della Franciacorta, il lago di Garda. L'anno scorso una tappa era a Desenzano, abbiamo fatto il bagno, tutte vestite da cicliste. Classico bagno per sì. Darsi una rifresca. E poi si arriva a Verona, quindi comunque è stato un bel itinerario. Sì, lo so ragazzi, sto facendo poche clip oggi, ma mi sto godendo gli interventi degli ospiti qui al BAM. Mi sono staccato solo un attimino, anche se qui si schiuma il sole, tornerò subito di là sotto gli alberi all'ombra, ma dovevo scrivere la cartolina alla Simo perché altrimenti si lamenta, e magari l'altra che gli ho mandato l'altro giorno, essendo un segnalibro non una cartolina, magari non gli arriverà mai, quindi meglio rimandargli in un'altra prima che mi tagli le braccia e mi prenda schiaffi con le mie stesse mani. Mangio qualche albicocca e torno di là al fresco prima di svenire, anche perché qua abbiamo già un Ferruccio svenuto nella sua tenda, chissà se si riesce a vedere. Saluta, dai un cenno di essere ancora vivo. Sì, è ancora vivo, muove i piedi, muove le mani, quindi ancora. Con le mani, ciao. Ancora per un po' lui è salvo, però guardate che cielo caldissimo. A dopo ragazzi. E Ilaria diceva: ragazzi, noi andiamo a bere una birra in questo posto. Puzziamo come le capre, tipo, sì, però venite lo stesso. Forte, però venite lo stesso perché siamo simpatici. Ti abbiamo vista arrivare ieri con una bici nuova di Scott. Sì.
scusate l'entusiasmo. Finalmente, dice qualcuno, hai scancellato, ma in realtà non è una cosa, abbiamo capito nella tua esperienza, che insomma, fa la differenza, però tu pedaleresti probabilmente anche con groppa al cane, lo so, questa è la maniera. Penso di sì, effettivamente. Allora devo dire, ieri ho provato questa nuova bici che mi ha dato Scott e un po' la differenza l'ho sentita, perché effettivamente è molto leggera e anche con la bici carica era comunque più leggera della mia bici scarica, quindi effettivamente sì, la differenza un po' si sente, però secondo me anche queste sono cose graduali, nel senso che iniziare con una bici come questa non è necessario, secondo me, anzi è bello fare gli step, perché io adesso mi rendo conto che avendo fatto le salite ho fatto il Sella Ronda con una bici di Decathlon, adesso se dovessi rifarlo con questa sicuramente mi renderei conto della differenza. Io penso che noi siamo fatti anche della materia del posto in cui siamo nati. Io abito nei monti da 20 anni, ma dentro di me ho tantissimo cemento, perché sono nato a Genova in un quartiere popolare, e quindi mi ha aiutato ad andare a Taranto un po' anche per ricollegarmi a lui, per parlargli, per capire un pochino meglio chi fosse mio padre. Vado, ce ne andò. Ed ecco voi il Giappin. E da buon figlio di falegname non potevo non prendere in prestito una bici Animus con telaio in legno. E ora mi sto facendo il giro di prova, vediamo come si comporta questa bici di legno. Noi siamo una startup nata 2 anni fa. In realtà il progetto della bici è del 2014 ed è nato da mio papà e da mio zio, che da 40 anni lavorano nella nautica, per cui di compositi, legno, carbonio ne sanno. Quindi un po' per gioco è nata la bicicletta. Il telaio viene fatto multistrato da l'interno è in abete da 1,5 a 1,8, è intervallato da due strati di carbonio unidirezionale biassiale. Il tutto viene resinato con resina epossidica, messo sotto pressa e a caldo in temperatura. È tutto qua, questo, insomma, sei qua. Nome, dove vi trovano? Ah sì, noi siamo Animus, ci trovate a Vicenza, a Bolzano Vicentino. Ragazzi, qui al BAM ho incontrato anche il mitico Aldo, super youtuber. Ciao ragazzi, grazie dei complimenti. E comunque questo è un bel posto per ritrovarsi tutti qua assieme. Tutti noi cicloviaggiatori, gente che a cui piace viaggiare lento, viaggiare pedalando, pedalata dopo pedalata, metro dopo metro, arriviamo chissà dove. Cioè eravamo veramente in situazioni molto molto dure, cioè discesa a meno 60 e meno 100. Tu facevi la discesa e la finivi urlando dal mare, perché quel pezzettino qua che c'è tra la maschera, le cuffie e tutto quanto, guarda come se ti piantassero un trappolo dentro, era l'unico lembo di pelle che era esposto a meno 100, lo vicini meno 60 di discesa e 20 all'ora. Quindi era veramente doloroso andare avanti. Poi il discorso del cambiamento climatico, il fatto che si sia alzata la temperatura del polo nord, fatto sì che si è diminuita la forza centrifuga dei venti, questi venti sono scesi a livello di latitudine e era dove eravamo noi. Quindi oltre alla sfiga di far freddo di default, avevamo dei venti a 50 all'ora ghiacciati. Quindi non mi ha fatto gli ultimi giorni a piedi. Se tu vai a piedi hai un altro motore, senti più il freddo, quindi un paio di volte abbiamo dovuto mettere tutti di salvataggio e accendere il fuoco lì dentro la strada. Però quando tu accendi il fuoco dentro la strada e non ne hai più, cazzo, da lì cominciare a dire adesso mangiamo, adesso butti una tenda, veramente è qualcosa di difficile. Dopo una volta, dopo due volte, dopo tre volte, la quarta volta che avevamo tutti quanti frostbite, mani in piedi, qua. Poi succede che tu vai su di latitudine, non ci sono più le piante, cazzo,
se non ci sono più le piante non puoi più accendere il fuoco. Uno dice, ma che cazzo non è fregato, c'è il fondello a benzina, la benzina congela. Quindi noi eravamo assolutamente vincolati alla vegetazione e a 600 metri vari passi non c'era nessuna cosa da bruciare. Quindi abbiamo detto, se noi stiamo qua, aspettiamo un mese che fa 10 gradi in più, a 48 gradi la benzina ancora si può usare, quindi diventerebbe Gardana perché abbiamo la benzina, abbiamo un problema. Ma a quelle temperature lì eravamo assolutamente vincolati a trovare la legna. Non c'era più legno nel suo, avevamo i venti catabarici che ci smerdavano a 50 all'ora, l'abbiamo spangata, oh, ti giuro, vita mia, pensavo che se dovesse ghiacciare la pipì, pensavo che ti fa la roba lì, poi tutti ci abbiamo pensato, tutti ci hanno pensato. E mi aspettavo che diventasse così, e invece mi ricordo che una volta ho urlato, che mi si è congelato finché, cazzo me, nuvola di vapore. E ho chiamato Stefano, cioè tu pensi subito, metti via che cade tutto, no? Quindi, e allora lì capisci che cazzo, se pisci e ti si... Ho detto, va tutto, è tutto. Non dimentichiamoci mai che l'acqua è il primo ingrediente della birra. Il 95% di quello che avete nel bicchiere è fondamentalmente acqua, il resto è malto d'orzo, luppolo e il lavoro del lievito. Ragazzi belli, siamo sulla ciclabile lungo i laghi di Mantova. Stiamo andando a mangiarci una pizza. Al bar per noi costava un po' tutto troppo, quindi stiamo andando alla pizzeria Nostromo, dove ci hanno detto che si mangia una buona pizza a un prezzo economico per noi. Adesso passiamo qua davanti, scusate. Sono arrivate le pizze, mangiamo che abbiamo una fame della Madonna. Giappino, noto blogger. Vabbè, vi saluto. A domani. Ciao. Ciao, ciao. Perché la saluti così in fretta? Perché io ho fame. Adesso siamo al caffè, poi andiamo al limoncello e poi alla frutta. La frutta sei già da oggi alle 4 almeno. Io sono in prima. Oggi non abbiamo di bomba. E buonanotte mondo, abbiamo mangiato la pizza, abbiamo ballato, abbiamo cantato, ma adesso bisogna andare a dormire, è 1:30, buonanotte.